Uno, due, tre. Buona la prima con galoppo di filo seno, si porta a condurre Nero di Girifalco. Numero 2, Filosseno squalificato. Ha sbagliato anche Nubiana Guasimo, parte con in ritardo anche Locomotion OM. E così in vantaggio Nero di Girifalco su Jacopo Duke, i due. Va a cedere il resto dei concorrenti con Jacopo che è sempre intenzionato a spostare dopo 215-1, va all'attacco di Nero di Girifalco, i due si distaccano in lotta con Jacopo Duke, ottiene strada in 400 metri, leader. Con 29,5 di spesa, nettamente più discosto il resto del gruppo. I primi due hanno fatto selezione nel primo parziale di gara con Alessandro Gocciadoro deciso, con Jacopo Duca correre al comando e a rilevare Nero di Girifalco. 44,7 il passaggio ai 600, sta per completarsi il giro iniziale. In terza posizione rimane Imeneo del Ronco, avanti a Leggendario. A Incos, scusate, anzi Leggendario che precede Incos, poi gli altri con in coda Locomotion OM dopo la squalifica di Filosseno e i problemi anche per Nubiana Guasimo. 1:05, il passaggio agli 800 e Jacopo Duke si appresta a completare così il chilometro iniziale in 1:17,1. Tanto all'esterno ha spostato Incos che progredisce dopo 1200 metri, siamo ora a metà gara esatta. In vantaggio si mantiene Jacopo Diux, Nero di Girifalco e Imeneo del Ronco. Incos con in schiena Locomotion OM cerca di progredire all'esterno. A largo c'è anche Nubiana Guasimo, tanto parziale in 15,8. E siamo a 900 metri dalla conclusione con Jacopo Diux che continua a guidare tranquillamente. All'esterno Incos si trascina Locomotion OM, poi anche Nubiana Guasimo, Imeneo del Ronco resta in terza posizione in corda, in scia Nero di Girifalco, parziale in 15,1, ora 650 alla conclusione, con Incos che prova ad avvicinare Jacopo Duke, che spara un altro 15,3, Locomotion ancora in seconda pariglia. Siamo a 500 dal palo, Jacopo allunga nuovamente, Incos rimane comunque a contatto, come pure Nero di Girifalco. Numero 3, Lopez di M, siamo a 400 dalla conclusione, parziale ora in 14,7 per Jacopo Duke, che cerca di sfuggire agli avversari sulla curva conclusiva, quando si ingamba a centropista Locomotion M viene via in terza corsia, anche Leggendario, sprinta deciso a centropista, retta d'arrivo con Jacopo Duke, nettamente in vantaggio, ci prova ancora a centropista Nero di Girifalco, poi anche Locomotion Leggendario sul palo, Jacopo Duke si salva ancora chiaramente, mentre per il secondo posto finiscono in lotta Leggendario all'esterno di tutti e Nero di Girifalco che piegano Locomotion M. Andiamo a rivedere, il secondo posto è per Nero di Girifalco probabilmente, con Leggendario che finisce comunque a bomba. Quarto posto soltanto per il favorito Locomotion.